cari amici, una buona, fantastica giornata. E cari amici, con questo panorama ecco che ci avventuriamo sopra i monti. Lì abbiamo Mauri, dimmi, col dimmi. Sonno. Col sonno siamo andiamo arrivati. Subito a far vedere il cartello. Con sonno. Cos'è? Zucche, cime di rapa, patate. Ah sì, vendono pure. Esatto, esatto. Hai visto, aspetta. Vendono pure l'agriturismo. Cari amici, con sonno. E ci avventuriamo adesso. Di qua. Io, Gennaro Giolmini, youtuber Mauri, e youtuber Mauri. Mi sto preparando, ce la faremo, dai. Attrezzatura da video, molto semplice, il rampone. Qui. Cari amici, siamo sulla strada per Consonno. A breve dalla strada per Consonno abbiamo trovato una cascina abbandonata. Quindi sulla strada per Consonno una cascina, evidentemente essendo abbandonata Consonno, la cascina che poteva magari servire per il latte fresco per Consonno ai tempi, negli anni 60, 50, 60, chiaramente poi è andata in disuso anche questa. E c'è anche una cantina per vini. Adesso sto nella stalla, siamo nella stalla, questa la stalla, lì potrebbero esserci anche dei buchi. Però... non possiamo avventurarci lì perché c'è il rischio che ci sia qualche buco e andiamo sotto perché qui è tutto precario. Mauri, siamo riusciti a trovare una cantina. Ma è stata una cosa, diciamo, casuale, perché stavamo andando su verso Consonno, io guardo su ma vedevo una casa mezza sdrenata. Sembrava... E allora c'era la scaletta invitante che andava su e boom, siamo saliti su subito. Anche se devo dire che si potrebbe entrare in teoria, ma però... No, poi di là è chiuso. Se ti beccano che è scardinato... Arriva. Bene, scendiamo giù. Qua facciamo vedere una panoramica. Questa praticamente... Scendo prima io, scendi prima tu. Scendi pure. Devo scendere per farmi vedere. Scendi pure. Scendo prima io... E vedete, questa è la parte della stalla. Adesso provvederemo ad andare uno alla volta, perché questa è una scala di legno. Uno alla volta provvederemo ad andare dall'altra parte. Mauri, continuiamo alla cantina per vini un attimo, che qua le batterie, mi sa che la mia macchinetta ha fatto il de profundi, quasi. Ormai... Ma tutte le cose che si usano poi col tempo vanno come vanno. Ecco... Cari amici, la cantina per vini che evidentemente serviva per i vini. Attenzione, Mauro. Attenzione. Mi arriva una ramada. Evidentemente serviva per i vini con sonno. Guardate le ramaglie ancora. Roba da. Ai tempi. Evidentemente serviva per i vini che bevevano con sonno. Cari amici. Guardate che posto incredibile. C'è il vino, ecco qua. Il vino per Consonno è servito. Guardate, cari amici, la cantina
per vini che serviva evidentemente i vini per consonno, ed è ancora qua, addirittura una botte in pratica intatta, una botte per vino intatta, per vino dannata, una gerla di montagna, ancora una gerla di montagna, e qui le nostre ramacce. E cari amici, ammirate l'antica cascina. Ah, però è rimasto intatto quel coso lì. Proprio rimasto come una volta, eh? Sì. Qua l'antica cascina, la parte iniziale che abbiamo visitato. E giù la cantina dei vini. Stavamo guardando che c'era questa cascina che è vicino a Consonno, è molto grande, si vede che ci lavoravano molti contadini una volta. Sì, magari per poi Consonno. C'è qualcosa da fare. E qua, sì, il pollaio, incredibile. In pratica qua tenevano gli animali. C'erano i porci o... Qui c'era l'accoltato della corrente, è stato fatto negli anni 80 questo. Negli anni 80. Benissimo, guarda che si è sfogato qui. Dove la corrente, sì. Dove facciamo il video ultimo giù nel coso? Sì, alla cantina. Ok. Ecco Mauri che ci fa la foto. Perfetto. Entriamo dentro, Mauri. Non è che c'è il toro qui. No, no. Minchia, va. Incredibile. Magari la metto qua. E Mauri? Dimmi. Allora, incredibile questo posto, cari amici. Abbiamo trovato di tutto. Guardate. Vecchie botti. E di qua? Di qua c'è pieno paglia. Pieno paglia. Quindi diciamo che è tutto abbandonato, abbiamo trovato vicino a Consonno, cazzarola. È stata ghiotta la cosa, sembra lui sì, abbiamo visto, e siamo venuti a curiosare un po'. Allora Mauri, cosa ne pensi? Oh, non pensavo mai di trovarmi, cioè ero partito per andare a vedere un ex parco giochi abbandonato, e ci siamo trovati nella cascina. Sì, diciamo Consonno che era un luogo di divertimento. Consonno di divertimento e anche di lavoro, perché visto che c'era la cascina qua abbandonata. Evidentemente a questa cascina facevano latte, vino, anche il vino e tutto, producevano per Consonno. Sì, per la zona qui, ma comunque no, molto interessante. Certo, molto insomma, interessante. Adesso ci avviamo verso Consonno. E quindi le tue impressioni? La mia impressione è che c'è stato molto abbandono in questa zona, ma perché comunque è anche non conosciuto, devo essere sincero. Perché qui non si sapeva niente di questa cosa. Ma poi perché forse si lavorava proprio per Consonno. Ma magari uno passando di qui anche qualsiasi sì, urbex. Praticamente sì. Andava su e non si avvedeva, perché qui si può andare in macchina fino a un certo punto. Magari passando in macchina, noi siamo arrivati a piedi giù dal paese. Ci sono quindi magari venendo in auto non se ne accorgevano di questa cascina. Appunto. Lì a posto, io adesso... Sì, faccio vedere la cantina. Che ore sono qua? E benissimo, cari amici, Consonno ci aspetta, non tardiamo, andiamo subito. Andiamo subito perché se no tardiamo poi viene buio e non possiamo far vedere niente. Sensazione di vedere Consonno dall'inizio. Caro Gennaro, siamo arrivati anche qui dopo un anno e mezzo, eh? E no? Cari amici, Consonno, una bella salita per Consonno. Ti fa bene la salute. Stavolta ce la facciamo. Ce la facciamo. Dopo un anno dai. E mezzo. Dopo un anno dicevamo, e mezzo siamo qui. Dicevamo che venivamo a Consonno, finalmente ce la stiamo facendo. La strada è lunga. La strada è lunga, bisogna salire, guardate qui. Poi è un panorama bellissimo, naturalmente.
qui. Molto bello, molto bello. E la strada sale. Sale, sale, si sale su, su, più su. Bellissimo. Qui dovremmo vivere. Beh, oddio. Però il fatto che poi... È un casino. È un casino per il lavoro. Che scendere da, no, cari amici, da pensionati, no? Però. Che... qua lavoro ce n'è poco. Beh, comunque, torniamo a noi. Stiamo per salire su Consonno. Giusto. Mauri, alza un po' la voce. Sai. No, no, qui secondo me ci stiamo arrivando con pazienza e piano piano ci arriviamo. Con pazienza ci arriviamo. Via per Consonno, anzi la strada sembra che... Sì, via Don Minzoni, via per Consonno, via Prealpi, su, e ci arriviamo. Cari va bene, amici, ci arriviamo piano piano. Adesso, a dopo, con i monti dopo. Dietro di noi. Coraggio, che siamo in movimento. Andiamo. Andiamo, coraggio. Non ci vista, questo. Cari amici, per Consonno. Sulla strada per Consonno, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Stiamo salendo sempre più in alto, sempre più in alto, come diceva mai Buongiorno. Sempre più in alto. Sempre più in alto, cari amici. Cari amici, stiamo sempre salendo, e Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, stiamo salendo con sonno, però ci fermiamo a vedere dei panorami stupendi sulle Alpi, tanto in tanto. Lago di Garlate, Alpi, guardate anche voi, cari amici, è troppo bello, guardate cari amici, cosa vi mostriamo, c'è con sonno, certamente, ma c'è anche questa. Cazzo, qui ci sarebbe voluto Alessandro Natalini e il bischerato. Troppo bello. Sulla strada per Consonno. Alla bisogna, cari amici, uova fresche, patate, cime di rapa, zucche. Sulla strada per Consonno. Con un bel cagnetto. Hai visto che c'è cane dell'azienda agricola? Che carino. Bello. Ciao cagnettino, ciao ciao bel cagnettino, carino, batuffolino, ciao, bel batuffolino. E cari amici, stiamo continuando per Consonno. Sulla strada per Consonno. Sì, ci sono dei blocchettini di neve. Sì, c'è un po' di neve, Ci sono, ha nevicato nei giorni scorsi, ma non ci sono particolari difficoltà. Va bene. E Mauri, abbiamo trovato, Hai visto lì che c'è la neve lì, cazzo, anche qui. Là il campo ancora non si è sciolto, qui è nevicato, sono proprio in montagna. Fiori, i fiori e un po' di neve. Cavallini, salutate! Ciao Mauri, siamo qua al cancello. Cagnolino! Cagnolino! Mauri, allora?
Com'è? Vieni, vieni di qua. Sì, sì, io sono già. Siamo qua al cancello. È già vieni, passato vieni qua, la ventina io, cazzarola. Abbiamo anche il cane qua che ci scorta. Siamo qua al cancello di Consonno, quel. Evidentemente l'avranno anche rinnovato, riverniciato, perché mi sembra un po' diverso da di solito. Sì, infatti, mi sembra. E forse hanno chiuso anche la strada un pochino prima. Comunque siamo sulla strada per Consonno. Vieni pure di qua, ma no? Sì, sì. Va a sapere come quella bellissima videocamera riprende. Boh, non lo sappiamo. E benissimo, oggi è il 5 dicembre 2017, un martedì. Andiamo sopra, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. E il cane. Continuate a seguirci, mi raccomando. Ok, abbiamo un terzo elemento qua che si è aggiunto. Benissimo. E cari amici, siamo arrivati a Consonno. Evidentemente noi abbiamo preso la strada dall'altra parte, pensando, in realtà ce ne sono due di strade. Noi pensavamo che questa fosse la principale, invece abbiamo preso una strada che evidentemente è via... insomma, quelle zone sopra, dopo vedremo in mappa. Quindi abbiamo preso la strada non principale, credendo che fosse la principale. Ma niente, l'importante è che siamo arrivati a Consonno. Ok. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri. Il cane che ce l'ha, che sta arrivando. E il nostro cagnetto, beh, nostro oggi ci porta dietro. Ci porta dietro un cagnolino carissimo. Che ci sta ascoltando nella nostra ricerca. Sì. E qua la prova. Consonno, Olginate è il paese, frazione Consonno. Sì, eccomi. È arrivato. Stiamo andando verso il minareto di Consonno, abbiamo preso la strada alta. Cari amici, noi abbiamo preso la strada alta per Consonno, dall'altra parte, non conoscendo la zona, ma ci è piaciuto benissimo anche di qua, perché abbiamo trovato quella bellissima fattoria che poc'anzi avete visto. E quindi la fattoria abbandonata e Consonno, c'è un qualcosa di più. Un momento di pausa dall'Urbez, che è stato abbastanza... Diciamo... Siamo saliti giù dal paese, Villa Vergano, frazione di Oggiono, provincia di Lecco. Cari amici, ci siamo riusciti, siamo arrivati a Consonno per lo speciale 800 iscritti di youtuber Mauri. E anche un bellissimo video mio, perché è bellissimo. Prima la fattoria, adesso Consonno. Consonno è famosissima. È conosciuta come la Las Vegas d'Italia, praticamente una città dei divertimenti italiana. E ha avuto un gran successo per una ventina d'anni, anche 30. Poi, come tutte le cose economiche, iniziano, vanno avanti, poi falliscono. In particolare Consonno, infatti, quando ci fu una frana sulla strada principale, poi fallì il paese. Qua venivano anche gli artisti. Mangiamoci ancora le pizze, Mauri. Sì. Io ti ho lasciato un pezzo e mezzo. Sì, prendi pure e togli la carta. Togliamo la carta. E in particolare venivano gli artisti anche a esibirsi, anche personaggi dello spettacolo, cantanti famosi della canzone italiana. E qua siamo che al 5 dicembre 2017, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, appunto per lo speciale 800 iscritti, siamo saliti dalla parte di sopra, dalla mulattiera, non dalla strada principale, così siamo riusciti a vedere anche una bellissima fattoria abbandonata che in pratica nessuno aveva mai visto, nessun urbex. Quindi c'è una parte di quest'urbex che... come al solito riusciamo a farla unica. È unico. E qua siamo a Consonno,
al, come si chiama il complesso? Il minareto. Minareto. Siamo al minareto di Consonno perché lo stile è quello del minareto. E ci gustiamo, ormai sono le 3:45 del pomeriggio, fa niente perché è importante che ci siamo riusciti. Sappiamo che prima delle 5 farà buio, anche prima, però l'importante è fare le riprese, perché Consonno è conosciuta, non è che dobbiamo far vedere qualche cosa che non è conosciuto, però alla fattoria nessuno c'era andato. Noi per primi, allora, ecco Consonno. Buon appetito ragazzi, anche se è tardi. Buon appetito, ma ci voleva. Ci voleva. Dopo la salita, Mauri, faccio vedere il panorama. Tieni un attimo e faccio vedere il panorama. Cari amici, il panorama che si gode da Consonno. Il minareto di Consonno. Noi siamo arrivati dalla parte alta, da questa strada, dalla parte alta, da Oggiono. Quella, la chiesa di Consonno. Bene. A posto. A questo punto, Mauri, salutiamo anche un po' chi ci segue. Salutiamo, questo poi lo prendiamo, salutiamo Fabrizio Ciampicciotti. Fabrizio Ciampicciotti ci segue da Roma. The Pioneer Kennel, ci seguono dalle Marche. Che ci seguono dalle Marche. Pochi Fronzoli, che ci segue dal Piemonte. E poi chi altro ancora? Alessandro Natalini, che ci segue dalle Marche. Poi molta per tutte le persone d'Italia che ci seguono, anche chi ci segue da Bruxelles, che non sì, mi ricordo il nome. Da dappertutto che ci seguono. E saluto anche Morelli, che tutte ci le persone. Segue anche dal Canada. Da Canada, è vero. E Sunny Flower che ci segue da dalla Toscana. E Viola Flower, per anche la Siria ci segue. E saluto anche Gibri che ci segue da, penso da, della provincia da Pavia. Gibri, ciao. Poi saluta anche Biondo Rossa, anche Silvia Drago che ci segue da Piemonte, anche lei. Kiss Kiss My Cup, insomma tutti. Ormai siamo quasi a Natale, eh? Ah sì, pure sembra primavera. Allora cari amici, dovete sapere questo: è il 5 dicembre 2017, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri a Consonno, un paese in provincia di Lecco, appunto. Abbiamo scelto apposta questa giornata, cioè avevamo la possibilità, insieme d'accordo io e Mauri, di fare, si poteva fare sabato, domenica o martedì, questi tre giorni. Abbiamo scelto martedì. Abbiamo scelto per il martedì perché sabato, domenica, solo domenica faceva bel tempo. Allora, sabato brutto tempo. Domenica bel tempo, ma non c'era il pullman per venire, non qua, a Villa Vergano, che è una frazione di Oggiono, abbiamo trovato il pullman dall'altra parte. Poi c'è da dire che noi ci muoviamo con i mezzi e di conseguenza dobbiamo prendere, vedere le coincidenze, studiare, perché lui viene da Varese, io vengo da Milano, io ero già nel territorio milanese perché ci abbiamo dovuto incontrare lì in Garibaldi. Sì, per poi venire qui, no? Alla stazione di Milano Porta Garibaldi ci siamo visti dei treni. Col treno Lecco, poi un pullman qua sotto, a Villa Vergano, frazione di Oggiono. Quindi non Garlate dall'altra parte, siamo venuti da Oggiono, dalla parte di là. Siamo venuti allora da Oggiono. Siamo venuti, per intenderci bene, da ovest verso est. Altri vengono da est verso ovest. Noi siamo venuti dalla parte di ovest, dell'ovest. Questo video di speciale 800 iscritti include ben due urbex.
Sì, sì, e Mauri ha fatto lo speciale 800 iscritti a YouTube sul suo canale. Io spero che, spero che vi piaccia, noi ci mettiamo molto impegno, certo facciamo le cose videomatoriali, non con tanti effetti speciali, perché noi preferiamo essere, far vedere il paesaggio, dare spazio al paesaggio appunto. E quindi niente, noi adesso siamo agli inizi del nostro urbex qui di Consonno, ma abbiamo iniziato un altro urbex. Vedere quanto potremo, sì sì, abbiamo iniziato così perché abbiamo bisognava iniziare abbiamo iniziato un altro così. Urbex prima, e poi sì, prima all'Urba c'è la fattoria abbandonata che in pratica nessuno l'ha fatto, fattoria. Quindi è unico quest'Urbez. Allora, in conclusione, sabato pioveva, domenica c'era bel tempo, non c'era il pullman. Sabato prossimo, che volevamo magari fare sabato e domenica, viene la neve. L'unica possibilità nostra era venire martedì 5 dicembre 2017. Sì, perché guardando le previsioni... Considerando che poi, per esempio, giovedì 7, che io sono libero, giovedì 7 dicembre 2017, Mauri era impegnato con la scuola di uno studio. Sì, io sono impegnato, durante la settimana sono impegnato fino a venerdì, però... Un corso di informatica sta facendo Mauri. Diciamo che il martedì è la mia giornata libera, poi naturalmente sabato e la domenica, però... Di sabato e domenica venire da queste parti è un po' impegnativo, quindi meglio forse in settimana che... Martedì andrà bene, abbiamo trovato il meteo giusto. Bene, perfetto. Amici, continuiamo il nostro pranzo e... Da Gennaro Gelmini, da YouTuber Mauri, si continua, cari amici. Si continua, cari amici. E con sonno, col minareto, e facciamo vedere tutto ciò che riusciamo a far vedere. Per forza. Ciao, ciao. Cari amici, Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri, adesso andiamo un po' a vedere da vicino il cosiddetto minareto. Bene, Mauri, ti seguo subito a ruota. A vedere il minareto. Venite, cari amici, venite. Venite. A vedere il minareto. Il minareto! Guardate che bello, guardate che opera favolosa. Indovinate, cari amici, lo costruì il conte ingegner Mario Bagno. Mario Bagno costruì questo bellissimo posto con sonno. Era un luogo di felicità di tutti, era una città del divertimento, con sonno città del divertimento. Bene. E facciamo vedere il minareto. Di là. E... Poggiamo qua e salutiamo da lì. Io qua, ecco, faccio così. Ah, ma dobbiamo metterci bassi perché non c'è la luce del sole. Cari amici, Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri, guardate che bellissimo panorama da Consonno. Allora, lo costruì il conte ingegner Mario Bagno. Nel secolo scorso, 1900, per farci una città del divertimento. Naturalmente durò 20-30 anni, addirittura chiamavano gli artisti da tutta Italia, soprattutto cantanti, ad esibirsi qui a Consonno. Poi successivamente, ecco il nostro cane. Ecco la nostra mascotte. La nostra mascotte di oggi. E successivamente, avevo visto un'ombra che veniva da di là. E successivamente cosa successe? Però ci fu una frana sulla strada principale che bloccò l'accesso principale a Consonno, al paese. E quindi poi tutta questa città del divertimento fu interrotta. Adesso volevano vendere Consonno per 12 milioni di euro. Una cifra veramente astronomica, fin troppo alta, e per questo motivo nessuno, il cagnetto proprio innamorato, il cagnettino innamorato di noi. È bello, affettuoso sto cane qua.
e per questo non sono riuscito a venderla. L'idea mia era abbassare il prezzo, perché veramente 12 milioni di euro per console mi sembra esagerato. Sì. Se abbassate il prezzo, decentemente veramente l'abbassate, avete veramente la possibilità di venderlo, perché l'asta è andata deserta, nessuno. 12 milioni di euro è veramente troppo. Abbassate il prezzo, vedete che lo comprano e lo faranno ritornare come prima. Da Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri, continuiamo l'esplorazione al 5 dicembre 2017. Con sonno, provincia di Lecco. Ok. Ecco il panorama. Guardate, cari amici, il fiume Adda, io sto attento a non espormi troppo. Cioè, nel senso, perché qua si cade. Il fiume Adda, giù c'è qualcun altro, qualche altro urbez, sì. E i vari paesi. Adesso noi scendiamo a vedere le, se riusciamo. Sì, a vedere le altre parti. Così loro potranno venire su. Guardate, cari amici, la torre, la cupola di Consonno. È incredibile, cari amici, la cupola di Consonno. È stata fatta in cemento armato, fatta bene. Sì, sì, quando è in cemento armato, tiene, basta che io non inciampo. Sì, sì, facevano veramente bene, sì, certo, Mauri, ma veramente, il cemento armato lo sappiamo bene. Noi quando troviamo dei caseggiati di cemento armato siamo più sicuri, perché sappiamo che il cemento armato ci sostiene. Se andassimo in un posto che non è di cemento armato avremmo più pensiero, invece il fatto di andare e qua è dentro la torre. Guardate, questo è il famoso buco e questa la torre, ecco, così si vede un pochino meglio. Il famoso buco e la torre con la scala. Sì, infatti. Ma mi sa che è mezza smontata. Sì, no, è stata crollata, è crollata. Vabbè, ok. E cari amici, siamo ancora qui, naturalmente a Consonno, provincia di Lecco, la città del divertimento, per far vedere quello che ne rimane. E benissimo, continuiamo il nostro urbex. Questi sono vari negozi. Ecco, dentro i negozi quello che c'era. La città dei balocchi. Qui c'è il soppalco lì, ma non so. C'era il soppalco, incredibile. La città dei balocchi, mine di riga per i fichi, vabbè. Il soppalco si vede dove tenevano, io penso quasi al negozio di vestiti, e tenevano sopra il vestito di scarpe e tenevano sopra i vestiti. Benissimo, continuiamo. Ma qua abbiamo anche i bagni. E qua hanno avuto proprio una bella idea di fare un soppalco. Hanno spruzzato per tutto la parte. Bello. Ancora con la tenda. E qui praticamente tutta la parte dei negozi.
e continuiamo di là. Di qua, questa erano i negozi di retro. Qui vari negozi di semplicemente vario materiale che poi vendevano con i loro scaffali, le loro cose, vendevano vari prodotti, prodotti generici di largo consumo, per intenderci, da quello che solitamente anche abbigliamento, il bagno, lì. Anche abbigliamento, scarpe, un po' tutte queste cose, un po' vari oggetti di vendita. Vari negozi molto simili uno con l'altro, però ciò che cambia sono vari ed eventuali murali che ci sono. Qui abbiamo ancora un calorifero. Secondo me, sicuramente così, lì ci sono gli agganci. Praticamente era il vecchio modello di caloriferi. Negozi del genere adesso dovrebbero tengono un po' col calore, perché fanno un'analisi su quanto il negozio tenga il calore. Li reputano che tengono poco il calore perché avevano i termosifoni sotto le finestre e sono considerati, meno male, che tengono poco il calore perché non vanno messi sotto le finestre. Una volta ci fu un periodo, per diversi anni, si pensò di metterli sotto le finestre. Qua abbiamo un po' una visione della città di notte. È sempre tutto bello questa visione. Ecco, il tempo che passa, il tempo che trascorre, infatti anche questa giornata pian piano volgerà il termine, però è una giornata fantastica. E siamo sempre io, Gennaro Giognini, e youtuber Mauri. Sì, infatti, guarda, qui c'è l'orologio, qui guarda, il tempo che passa è inesorabile, ti dico. Infatti sta passando il tempo qua, e sta imbrunendo soprattutto. Niente, devo dire che è bello, cioè, a vedere un conto è vederlo sui video degli altri urli, un conto è proprio esserci, perché si coglie più la... Bene, continuiamo. Qua un freddo qua dentro, però. Siamo fuori qui, possediamo per lungo questa. Siamo ancora qui a Consonno, provincia di Lecco. Guardate che bel posto, tutta la natura. La natura, noi siamo venuti da quel monte, dietro di là siamo venuti, dalla mulattiera. Bisogna stare attenti al ghiaccio. Veramente. E ci accingiamo ad andare nelle parti sottostanti. Quindi vediamo. Abbiamo visto che ci sono delle cantine. Adesso vi porteremo le cantine. Sempre Gennaro Giornini e togli un attimo l'antenna lì. E youtuber Mauri e naturalmente Gennaro Giornini. Ok. Dai, andiamo alle cantine. Ecco le cantine, per questo mi ero fermato proprio lì. Vado giù. Penso di farti male. Ma non c'è granché. Mauri, tranquillo, vieni. No, ho detto, attento di farti male, ma... Ma continua! No, beh. Sì. Bello! Oh, forse... Lampeggia. Non lampeggia? Lampeggia. Ah, lampeggia, benissimo! Allora, cari amici, può essere
che qua sotto non ci sia venuto mai nessuno. Noi vi portiamo dove... Mauri, noi portiamo le persone a vedere i nostri fans, ma qua a vedere... Lampeggia, ma come lampeggia? Lampeggia! Guardate vedere, come lampeggia. Vedere. Tu hai il cellulare acceso? No. Lampeggia, ragazzi. Lampeggia. Ah, di là, devi tornare di là per farlo lampeggiare. Sono tutti spenti io il cellulare. Sono tutti spenti qua il cellulare. Dai, continuiamo di qua, era di qua. Cari amici... È luogo benissimo, dove evidentemente... Non sono le strutture. C'è un bene, spenti. Bene. Tutto a posto? Qua veramente... Prima suonava proprio, eh? C'erano i fantasmi proprio, eh? Benissimo, Mauri. Noi siamo saliti da quella scala qua. Continuiamo di là, proviamo ad andare a vedere... Guarda i mobili rotti, se non ci rompiamo noi poi. Usciamo di qui, se no, cerchiamo di non farci male, niente cose. Ecco, appoggio qua. Se ci facciamo male, la poesia. Fine delle riprese. Ma penso che qui c'è un punto che... E cari amici, scivola giù. Vieni Mauri, spegni la luce tua, facciamo un saluto da qua. Sta lampeggiando qua. Cari amici, vieni più vicino. Sta lampeggiando. Abbiamo fastidio? C'è qualcuno? Sì, a volte... C'è qualcuno? Allora, praticamente siamo sotto il ristorante bar che c'era di Consonno. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, mi hanno portato in un posto che forse nessun urbex mi ha portato, perché assolutamente si viene solo con la luce ed è un posto veramente sotto sotto. E vi abbiamo portato anche qua. Ci sono dei mobili tutti devastati, materassi, varie camere, delle persone che lavoravano evidentemente in questi edifici. Mm-hmm. Giusto? E avevano la stanza qui. Giusto? Il cellulare è spento? Assolutamente. È spento il cellulare? Sì. Qua abbiamo incontrato veramente fantasmi verso quella parte lì, dove ci sono prima di questi mobili qua. Qua poi c'è un vecchio materasso, ma tanto sono tutti amici nostri, Mauri. Vivere la vita, evidentemente c'è sempre qualcuno che ci aiuta. Bene, dai, adesso direi che abbiamo finito. Benissimo. Un bagno, una stanza. Ma qua come si fa a scendere? Beh, qui qualcuno è venuto qua sotto. Però incredibile. Qua praticamente delle cucine, Mauri. Sì. Vieni. Una vecchia porta. Ah, dove eravamo prima? C'è nessuno? Ah, qui la sono là, guardate qua. Ma sempre... Sta lampeggiando, ma c'è nessuno qui? Accendi ste luci. Caspita, praticamente qualche fantasma che passa... All'improvviso, mentre io guarda, non... Guarda, passa avanti e indietro qualche fantasma. Ma non speriamo di andare a farsi... C'è di più. Ma è quando io sono lontano, non posso certo essere io. Ma la pensava di brutto. Hai visto? Hai visto? Tutto a posto? Diamo fastidio?
Ma no, non diamo mai fastidio, dai. Non è vero. No, no. Guarda, Madonna, incredibile. No, no. Mauri, volevo fare un saluto da qua. Va bene, facciamo un saluto guardiano, facciamo un saluto. Mi serve solo fare un saluto, non è che. Poi ce l'andiamo, adesso. Dobbiamo più la terra. Bene, Mauri. Salutiamo. E cari amici. Da Consonno, giustamente. Perché allora abbiamo passato talmente tanti paesi per venire qua, dovete sapere, cari amici. Magari quella luce lì spegne la notte, perché sennò sì, spengo, perché abbiamo passato talmente tanti paesi per venire qua, quindi tanto. Guarda, è molto incazzato. Da Consonno, giusto? Giusto? Che siamo col sonno qua. O no? Oh. Dai, sì. E come no? Certo che siamo col sonno. Se spegni la luce non ci vediamo più qua. Ma va quella roba lì. Guarda che avevi la batteria. Allora, avevi la batteria a terra. Da col sonno. A presto, cari amici. A presto. Niente, ti ha salutato, adesso ci vediamo. Cari amici, andiamo a vedere la cella frigorifera. Venite con noi. Sa che le bibite. Queste erano celle che vedete si potevano chiudere e uno purtroppo poteva rimanere chiuso dentro. Annuisce pure. E qua ci sono il gradino. Tanto qua perché dicono. Solo gli occhi di un morto potranno vedere l'indizio. L'indizio era la pericolosità, non è la tua immaginazione, ti stanno davvero osservando. È vero. Ah, guarda Mauri! Che devi... No, scusami, stava andando. Allora, secondo me, scusami, secondo me, te lo dico in poche parole, qua c'è il pericolo che qualcuno sia rimasto chiuso dentro nella cella frigorifera. Beh, le cella frigorifera sono con una facilità estrema, si fanno cagare qua. E poi si poteva non aprire. Sì, c'era il maniglione qua. Sì. Ecco. Ciao cari amici da Gennaro Gelmini. Ciao e youtuber Mauri. Salutiamo tutti. E lì suona ancora il K2, forse un messaggio dai fantasmi e ai loro. Io amo un messaggio d'amore dai fantasmi, ma comunque beh, per chi ci crede bene, noi ci crediamo perché è una cosa positiva. Io l'ho vista come una cosa positiva, sì, un'entità positiva. Sì. Voleva solo farsi ricordare forse qualche situazione di qualcuno che è rimasto chiuso nella cella frigorifera. Uh-huh. Benissimo cari amici, da Consonno e ci vediamo con io amo. Ok. Cari amici, adesso ho trovato questa frase bellissima. Se il per sempre non esiste, lo creeremo noi. E cari amici, nella cella frigorifera che avevamo visitato prima, ho lasciato un sassolino per il fantasma trovato all'urbex delle fornaci di Caldè. Tutti posteggiano la macchina, tutti vanno in giro per la mia proprietà a fare le castagne, a fare i funghi, ad andare... Dove? Com'è? Aspetta. Ma dopo non mi ricordo.
tutti posteggiano le macchine, tutti vanno in giro sulla mia proprietà a raccogliere le castagne, a raccogliere i funghi, andare alla caccia, andare a fare le marende, mai nessuno gli dice tanto così. Credo che ce ne sia poche proprietà private che gli dia un agio alla gente di libertà, è vero, come glielo do io. Eppure, malgrado ciò, ci sono certa gente che criticano. Non so come si possa vivere uno che possa avere l'incoraggiamento di fare delle cose nuove per poi ricevere degli insulti, ecco.